Ci può rilasciare qualche dichiarazione, avvocato? In questa fase preferirei... Ma è stato rinviato a giudizio? Eric Zorzi affronterà il processo in corte d'assise che comincerà il prossimo 14 novembre. Il camionista di Abano Terme, accusato dell'omicidio volontario aggravato dell'ex moglie Nicoletta Rotaru, è stato rinviato a giudizio durante l'udienza preliminare in tribunale a Padova. Il 42enne era presente in aula, è rimasto in silenzio. L'avvocata che lo difende, Silvia Masiero, ha ribadito la dichiarazione di non colpevolezza dell'imputato e ha presentato una perizia di parte contestando la tesi dell'omicidio. Nicoletta Rotaru era stata trovata esanime nel bagno di casa all'alba del 2 agosto del 2023 con una cintura legata al collo. Il marito Eric Zorzi aveva chiamato i soccorsi dicendo che la donna si era suicidata. Grazie all'insistenza delle legali della famiglia di Nicoletta, mesi dopo è stato rinvenuto un audio in cui si sentono i rumori dell'omicidio e tutte le azioni messe in campo da Zorzi per simulare il suicidio. In aula erano presenti anche la mamma e la sorella di Nicoletta arrivate dalla Moldavia che si sono costituite parte civile. Quelle che si sono costituite sono, vabbè, i familiari, la sorella e la mamma, la madre, che erano presenti. La mamma, sì, e poi ci sono ovviamente, cioè, il tutore per le bambine, per le figlie minori. Io mi sono costituita al giudizio per il Centro Veneto Progetti Donna, che gestisce il centro antiviolenza di Padova, in particolare lo sportello di Abano Terme, a cui tra l'altro la Nicoletta si era rivolta. Costituita parte civile anche l'Associazione Nazionale Dire, che riunisce tutti i centri antiviolenza d'Italia. Nicoletta Rotaru in due occasioni si era rivolta al centro antiviolenza di Abano. Si era rivolta a noi negli anni passati, purtroppo anche questa, come tanti omicidi, era una storia di maltrattamento in famiglia e pensiamo che ci debba essere molta più attenzione da parte della comunità e della società rispetto a questi fatti che non possono continuare a trovare tragici epiloghi che purtroppo nel nostro territorio sono avvenuti in modo molto ampio negli ultimi mesi. Eric Zorzi è in carcere da marzo. Nei mesi seguenti il delitto dell'ex moglie, le figlie erano rimaste a casa con lui fino all'arresto. Bambine che sarebbero state maltrattate in passato e costrette al silenzio dopo la morte della mamma. Fuori dall'aula del tribunale anche un'amica di Nicoletta che con lei aveva studiato e che è voluta essere vicino alla famiglia.